ricaricata la telecamera, adesso ci proviamo. Spiraglio di sole che mi dà anche una mano, mi fa sembrare forse più bello, no? Ciao ragazzi, buongiorno, spero tutto bene. Oggi sarebbero mancati pochissimi giorni alla maratona di Milano. Per fortuna la notizia positiva è che le curve dei contagi stanno migliorando e dall'altro lato l'Istituto Einaudi, in maniera probabilmente ottimistica, ha previsto che alla fine del mese di aprile il periodo di lockdown sarà terminato. Quindi io e Andrea abbiamo pensato di lanciare la nuova rubrica Workout della settimana. Questa settimana ancora in lockdown. Andrea nei prossimi 2 minuti vi racconterà come fare, cosa fare, ma questa non è l'unica novità perché grazie alla collaborazione con Cesare Picco, famoso psicologo che collabora attualmente con La Repubblica, lanceremo un progetto nel quale vi spiegheremo come comportarvi dal punto di vista psicologico, nell'affrontare questo periodo difficile, ma anche dal punto di vista generale come affrontare le sfide che ci attendono nell'autunno prossimo. Infine, qualcuno ce l'ha chiesto, domenica vi racconteremo l'ultima puntata inedita della Maratona di Milano, come è andata a finire, soprattutto una puntata nostalgica che però ha il vantaggio di spiegare come concludere la preparazione di una maratona. Lascio quindi la parola ad Andrea e poi torniamo qui per il commento finale. Allora, oggi vi vado a proporre un nuovo workout, sempre destinato alla corsa, ovviamente, un po' di mantenimento. Sempre negli spazi chiusi lo possiamo fare, sfruttiamo sempre il corsello dei box. Dopo un primo riscaldamento che vi lascio libero di fare come volete, potete fare dei burpees, potete fare dei jump squat, potete saltare la corda, potete fare quello che volete, 15-20 minuti, anche corsa sul posto, rapidità dei piedi, quello che volete. Quando siete belli carichi fate qualche slancio frontale e laterale e dopodiché siamo pronti per l'allenamento. Il circuito che vi lascio, che vi propongo è questo: 1 minuto di corsa e dopodiché 30 secondi di esercizio. Finito l'esercizio, 30 secondi di pausa, ripartiamo con 1 minuto di corsa, 30 secondi di esercizio, 30 secondi di pausa, quindi recupero da fermo. Per i più allenati farei anche 15 secondi di recupero, massimo 10. Come funziona l'allenamento? Allora, 4-5 giri per la prima volta, poi dopodiché valutate voi. Sono 4 esercizi da fare. 1 minuto di corsa, 30 secondi di skip, 30 secondi di recupero, dopodiché 1 minuto di corsa, 30 secondi di calciata dietro, 30 secondi di recupero. 1 minuto di corsa, 30 secondi di jumping jack, quindi la stella praticamente, 30 secondi di recupero, dopodiché ultimo 1 minuto di corsa, 30 secondi di squat jump e poi 30 secondi di recupero. Ci fermiamo, lo rifacciamo per 4-5 volte. Minuto di corsa lo posso sostituire con 45 secondi di salto di corda, ok? Così facciamo anche un po' di rapidità dei piedi che non guasta mai. Ciao! Spero che i 2 minuti con Andrea vi siano piaciuti. Se avete commenti, sempre qua sotto, mi raccomando, like. Quindi non perdetevi le prossime puntate nelle quali parleremo di allenamenti, corsa, preparazione di maratona, ma soprattutto di scarpe. Ne abbiamo ancora una serie infinita. Poi mi chiederete cosa ne faccio delle scarpe che non utilizzo. Nei prossimi giorni ne parleremo. Ciao, a presto! Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good.